Riprendiamo il discorso relativo ai fogli di raccolta dati, quindi relativi ai supporti sui quali ovviamente possiamo riportare dati raccolti per la risoluzione di problemi e per l'attuazione di programmi di miglioramento. Allora, l'ultimo foglio di raccolta dati che avevamo visto era il foglio di raccolta dati per posizione fisica dei difetti, ovvero un foglio dove i difetti verificati, riscontrati sul prodotto venivano riportati in funzione della loro posizione rispetto ovviamente al quindi rispetto al prodotto che è stato realizzato. Dunque, abbiamo visto al solito il modo in cui si presenta un foglio di raccolta dati di questo tipo. Al solito, in una parte del foglio vengono riportate tutte le informazioni necessarie per individuare in maniera chiara, precisa, univoca tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno relative al fenomeno che si sta osservando e soprattutto informazioni relative a colui che ha effettuato i rilievi, al reparto per esempio in cui sono stati riscontrati le varie tipologie di difetto, il prodotto, il turno, eccetera, eccetera. Dunque, vediamo questo esempio che avevo preparato. La volta scorsa avevamo già visto ovviamente queste altre tipologie e queste altre modalità di rappresentazione dei difetti di un prodotto rispetto alla loro posizione e quindi per questo ovviamente non mi sono soffermato su di essi. E vediamo allora l'esempio appunto di cui vi avevo parlato. In questo caso avevo considerato un'azienda che produce circuiti integrati, inizia praticamente la produzione con dei fogli di silicio che dopo una sequenza di operazioni complesse ospiteranno sulla loro superficie centinaia o migliaia di chip. Ogni chip deve essere collaudato per verificare se funziona correttamente. Durante il collaudo dei fogli, alcuni chip vengono trovati difettosi e vengono etichettati come scarti. Per ridurre il numero degli scarti è necessario conoscere non solo la percentuale degli scarti, ovviamente, ma soprattutto anche l'ubicazione e il tipo di difetto. Generalmente esistono due tipi di difetti, almeno erano stati riscontrati per questo tipo di circuito integrato, ovvero degli scarti parametrici e degli scarti funzionali. Gli scarti funzionali sono gli scarti che si arrivano quando un particolare componente che era stato realizzato per svolgere una determinata funzione non svolgeva la funzione assegnata e quindi non esegue una delle sue funzioni. Gli scarti parametrici sono invece quando il parametro assegnato al chip di funzionamento, per esempio consumo di potenza, velocità, non viene rispettato e quindi come tale quindi non svolge la sua funzione ma la svolge in maniera non corretta, nel senso ovviamente che il parametro assegnato a quel chip non viene rispettato e quindi viene ugualmente scartato. Un esempio di foglio di raccolta dati poteva e potrebbe essere questa. Rispetto a quello che è il nostro circuito sono stati quindi individuati dei punti, delle caselle in cui venivano collocati i chip e ovviamente vengono annerite quelle corrispondenti a posizioni di chip scartati all'interno di quel circuito integrato. L'osservazione è che solo i chip che avevano evidenziato 5 più difetti durante il collaudo degli ultimi 1000 circuiti sono stati evidenziati, quindi erano stati colorati.
Allora, si evince ovviamente, e questi erano colorati in maniera diversa, scarti parametrici e scarti funzionali, che comunque gli scarti parametrici erano maggiori rispetto agli scarti funzionali e si concentravano nella parte bassa del circuito, cosa questa che ovviamente poteva essere presa come informazione per cercare ovviamente di capire come intervenire e quindi quali potevano essere eventualmente i problemi legati al cattivo funzionamento di quei chip all'interno di quel circuito. Bene, questo quindi soltanto come esempio. Per concludere poi la presentazione di questi fogli di raccolta dati, ci resta da dire qualche cosa sul foglio di raccolta dati per sintesi o per causa del difetto. Che cosa si intende? Se ricordate, nella presentazione iniziale di questi fogli di raccolta dati vi avevo detto che questo foglio è una sorta di riassunto di una serie di informazioni che avevamo desunto dall'osservazione ovviamente del fenomeno in precedenti osservazioni. In particolare, in questo caso, l'esempio che avevo riportato è quello relativo a difetti riscontrati su alcune manopole di bachelite prodotte all'interno di un impianto, di una linea di produzione, e questi difetti erano stati riportati e sintetizzati in funzione delle macchine, degli operatori, dei giorni e quindi con riferimento ovviamente ai vari tipi di difetto. Perché si fa questo? Si fa questo perché in qualche modo io, riuscendo a rappresentare contemporaneamente in un foglio tutte queste informazioni e quindi andando a vedere i difetti per questi prodotti raggruppati per macchine, per operatori e giorni, riesco a capire ovviamente chi è il maggiore responsabile di questi difetti e di questi problemi che insorgono. Mi spiego meglio. Vedete il foglio a che cosa si riduce? Allora, abbiamo un impianto con due macchine che lavorano, macchina 1 e macchina 2, che sono appunto le due macchine che ipoteticamente ho immaginato producano i due manicotti di bachelite. Sulla macchina 1 lavorano due operai, l'operaio A e l'operaio B, quindi su due turni di lavoro, e sulla macchina 2 altri due operai, l'operaio C e l'operaio D, su due turni di lavoro. Dopodiché ho pensato di vedere i difetti, come venivano distribuiti e come venivano riscontrati lungo tutto l'arco della settimana, dal lunedì al sabato, considerando mattino e pomeriggio. Allora, le tipologie di difetti erano quelle che ho riportato in questa tabellina: graffi con un tondino, tondino scuro, forma non corretta, l'X soffiature, il triangolino finitura difettosa, altri tipi di difetti. Già vi ho detto che altri tipi di difetti significa che cosa? Difetti che hanno una frequenza di accadimento molto bassa, ma che proprio perché risultano essere caratterizzati da una frequenza bassa vengono raggruppati in un'unica classe. Bene, nel nostro caso sono stati quindi, si è passato a rilevare ovviamente i difetti e riportarli ovviamente in corrispondenza del primo operatore, del secondo operatore, macchina 1, macchina 2. Che cosa si può osservare? Certamente si può osservare che quello che produce maggiori difetti è per l'appunto la macchina 1 con l'operatore B. Vedete che a occhio questi difetti sono certamente maggiori rispetto a quelli degli altri tre operatori. Poi ovviamente ognuno può trarre le osservazioni e fare le considerazioni che vuole. Per esempio,
come tipologia di difetto, si vede che questo difetto, quello rappresentato con il triangolino, finitura difettosa, è una tipologia di difetto caratterizzata da una frequenza non alta, ma prerogativa soltanto dell'operatore D sulla macchina 2. Ma comunque, certamente, in questo modo, già dalla raccolta dei dati, io riesco a tirar fuori una serie di informazioni e quindi una serie di suggerimenti su come ovviamente dovrò intervenire per cercare di migliorare il processo. Che cosa dovrò cercare di fare? Certamente cercare di ridurre questi difetti relativi ovviamente all'operatore B sulla macchina 1. Ma questo ovviamente come informazione di massima. E quindi questo è il foglio di raccolta dati per sintesi dei difetti. Cioè, quindi, come vedete, sintetizza, io riporto su un unico foglio una serie di informazioni che in questo caso sono andato a riportare per macchina, per operatore e per turno di lavoro. L'ultimo tipo di foglio per la raccolta dei dati è il foglio, quello detto di verifiche su esecuzione e rilievo degli esiti, quello che vi avevo detto essere una specie di checklist. In particolare ho riportato quello che è una checklist di controllo che viene solitamente utilizzata all'interno di aziende che producono in questo caso automobili, quindi implicitamente Fiat. In che cosa consistono? In una serie di controlli che vanno effettuati sull'autovettura una volta che è stata montata, e sul foglio di raccolta dati vengono riportati logicamente gli esiti dei controlli. Ovviamente nel caso in cui l'esito del controllo non risulta essere positivo ma negativo, si capisce ovviamente che quel componente che dovrebbe svolgere quella determinata funzione per la quale è stato rilevato un esito negativo, ovviamente dovrà essere sottoposto a maggiori tipi di controllo e dovrà essere migliorato. Per capirci, avevo immaginato una serie di controlli, per esempio sul freno, ovviamente freno a pedale anteriore, freno a pedale posteriore, freno a mano, verificare logicamente la dolcezza della frenata, la differenza di frenata. Analogamente, che ne so, per l'allineamento delle ruote, convergenza, inclinazione destra, inclinazione sinistra, lo scartamento dei pneumatici, oppure sulle luci, i fari destro e sinistro, la spia dei fari, il commutatore dei fari, le luci del pannello, le luci del parcheggio, le luci posteriori, destra e sinistra, luci della targa, luci degli stop e così via. Quindi è un, ripeto, un foglio di raccolta di raccolta dati che può essere assimilato ad una sorta di checklist di una serie di controlli che io vado a fare sul prodotto, e in corrispondenza logicamente dei controlli posso riportare anche l'esito del controllo. Ed è quindi, come dicevo, un foglio di raccolta dati, appunto come l'abbiamo definito, di verifica ed esecuzione e di rilievo ed esiti dei controlli stessi, se ovviamente in corrispondenza riporto anche l'esito della verifica, positiva o negativa. Bene, grosso modo questo per quanto riguarda la parte di fogli di raccolta dati, mentre vediamo e cominciamo ad analizzare poi il secondo strumento, che invece è l'istogramma. Allora, l'abbiamo
visto e l'abbiamo detto anche, anche la volta scorsa, no? Dunque, con riferimento a quelli che sono i sette strumenti, il primo ovviamente fa riferimento alla raccolta dei dati, il secondo ovviamente fa riferimento a che cosa? L'istogramma, al tentativo di far parlare i dati, cioè di riportare i dati su un piano per cercare ovviamente di tirar fuori delle informazioni. Quando parlo di istogramma, capisco logicamente di offendere forse la maggior parte di voi, perché ovviamente credo che la maggior parte di voi sappia tracciare un istogramma, sappia rappresentare un istogramma, anche se poi mi sono accorto che nel 90% dei casi, quando affrontiamo questo argomento, mi accorgo, e poi vi accorgete stesso voi, che alcune cose forse non erano del tutto chiare e non erano così immediate. Quello che però interessa per il miglioramento della qualità non è tanto il modo in cui si rappresenta e si arriva alla rappresentazione dei dati attraverso un istogramma, che è quello di cui pure ci occuperemo, ma è l'interpretazione dell'istogramma, cioè sulla base dell'andamento, della forma che l'istogramma ha, quali sono le informazioni che possiamo desumere e quindi quali sono gli interventi che possiamo ipotizzare di dover fare per migliorare il nostro processo. Allora, ritorniamo all'istogramma, vediamo innanzitutto quindi come si rappresenta. L'istogramma, come vi dicevo, è un metodo grafico per la rappresentazione dei dati. Quindi noi attraverso un istogramma cerchiamo di rappresentare graficamente dei dati e cercando di tirar fuori delle informazioni dai dati stessi. Leggendo ovviamente in letteratura si legge per l'appunto che l'origine di questi istogrammi viene attribuita ad un signore, anzi a un avvocato, Guéry, che nel 1833 utilizzò per primo uno di questi istogrammi per rappresentare appunto quello che erano il numero di crimini commessi a Londra, nel Regno Unito, in funzione delle fasce d'età. Quindi in sostanza un istogramma dove, considerando delle fasce di età da 0 a 5, da 6 a 10, da 11 a 15, eccetera eccetera, il numero di crimini, ovviamente le persone erano vittime logicamente di questi crimini, non erano gli autori dei crimini stessi. Quindi era un istogramma che appunto riportava sull'asse orizzontale le fasce di età e sull'asse delle ordinate, in corrispondenza della frequenza, il numero di crimini commessi. L'istogramma, la prima cosa, ma lo vedremo praticamente tra poco, riporta quindi valori di frequenza, di accadimento, di determinati valori in corrispondenza di determinate classi, sono le fasce di età. Non ha senso, nella maggior parte dei casi, come molto spesso invece si fa, andare a considerare un istogramma la cui ampiezza delle classi risulta essere coincidente con il singolo valore. A quel punto, logicamente, nel 99% dei casi esce fuori un istogramma di scarso significato, di scarso valore. Qual è la forma che mi aspetto invece per un istogramma? La forma che mi aspetto per un istogramma, sempre per i motivi che abbiamo visto, per effetto ovviamente di quelli che sono le cause di variabilità di un processo, le famose cause comuni, allora mi aspetto che i dati non assumano sempre gli stessi valori, ma che si distribuiscano, in questo caso, secondo un istogramma che, diciamo, almeno qualitativamente dovrebbe avere un andamento di questo tipo.
un valore di frequenza maggiore centrale, valori di frequenza via via decrescenti e quindi ovviamente valori quindi distribuiti secondo quella che ricorda una distribuzione gaussiana, quindi una distribuzione di frequenza con un valore centrale e valori via via decrescenti, simmetrica questa distribuzione rispetto al valore centrale. Allora, vediamo e cerchiamo poi di ricordare anche quali sono le grandezze caratteristiche di un istogramma. Allora, ovviamente quello che solitamente si fa è questo: innanzitutto riporto sull'asse delle x il valore della caratteristica. Qual è la caratteristica? La caratteristica è la caratteristica qualitativa generata dal processo, la caratteristica che vogliamo tenere sotto controllo, la caratteristica che vogliamo cercare di migliorare, quello che volete, il diametro dell'albero, lo spessore di una lamiera, e sull'asse delle ordinate la frequenza, quindi il numero di volte che si è riscontrato quel determinato valore. Allora, quali sono le grandezze che caratterizzano un istogramma? La prima grandezza è l'ampiezza della classe, ovvero l'istogramma che uscirà fuori, come sapete, sono delle barrette di lunghezza proporzionale ovviamente alla frequenza, l'altezza quindi è proporzionale ovviamente alla frequenza. Quanto sono larghe queste barrette? Allora, la larghezza non deve essere a piacere, la larghezza ovviamente rappresenta l'ampiezza della classe stessa e rappresenta il valore, l'intervallo tra il valore minimo e massimo entro cui dovrà essere compreso il nostro dato. Quindi fisserò un valore minimo, un valore massimo che rappresentano gli estremi di questo intervallino, dell'ampiezza del mio istogramma, e questa ampiezza me la devo conservare per tutti i rettangolini, per tutte le classi del mio istogramma. Che cosa intendo dire? Intendo dire ovviamente che una volta fissata l'ampiezza non posso pensare di per comodità poi dico vabbè, questa la faccio ampiezza 5, quest'altra la faccio 3,5, quest'altra 4, o scegliere ampiezze poi arbitrarie. Le classi devono avere tutte la stessa ampiezza. La classe, appunto, mi avete sentito parlare, e ciascuna barretta, quindi sono le classi dell'istogramma. In questo caso, quante sono le classi di questo istogramma? Sono ovviamente 7, e quindi rappresenta il numero di barrette di cui è costituito il nostro istogramma. Tutte queste barrette hanno la stessa larghezza, la stessa ampiezza. C'è poi l'altezza di queste barrette, che è la frequenza, ovvero il numero di volte che si è rilevato un determinato valore, ma adesso capite che cosa significa, che si è determinato, è stato rilevato un determinato valore compreso all'interno dei limiti dell'ampiezza della classe, no? Quindi e quante volte sono stati riscontrati i valori compresi tra il valore minimo e il valore massimo della classe. Quindi classe, ampiezza della classe, frequenza che è l'altezza ovviamente di questi rettangolini, limiti della classe, cioè dove fisso i limiti di ciascuna di queste classi, cioè il valore minimo e il valore massimo di ciascuna di ciascuna di queste parti. Allora, vediamo di capire meglio queste cose.
ma prima di vedere un esempio che appunto vi avevo preparato e che ci aiuterà meglio a capire appunto questi concetti, vi ricordo anche alcuni richiami, alcuni concetti di frequenza, frequenza relativa, frequenza accumulata, eccetera, eccetera. Allora, sapete ovviamente che cos'è la frequenza, quindi il numero di volte che si è verificato un determinato evento, d'accordo? Accanto alla frequenza, sapete bene che si parla spesso di frequenza relativa e frequenza accumulata. Che cosa sono frequenza relativa e frequenza accumulata? La frequenza relativa, indicata solitamente con la F minuscola e rappresentata dal rapporto N con I su N con T, rappresenta il numero di volte che si è verificato un determinato evento rispetto al numero totale di eventi, d'accordo? Rispetto al numero totale di eventi. Quindi questo è il numero di volte che si è verificato un determinato evento, N con T è il numero totale di eventi. Frequenza accumulata. La frequenza accumulata è invece rappresentata solitamente dalla F maiuscola e come tale, essendo una frequenza accumulata, è data dalla somma delle frequenze fino ad un determinato valore. Ovviamente la somma di queste frequenze la si considera con con i che varia da 1 a i asterisco, dove i asterisco risulta essere il fino ad un particolare valore della caratteristica che stiamo considerando. È una somma appunto di frequenze relative e quindi il valore massimo che può assumere è il 100%. Quindi frequenza è il numero di volte che si è verificato un evento, relativa è rispetto al numero totale di volte, il numero di volte che si è verificato un evento, l'accumulata invece è la somma delle frequenze relative fino ad un determinato valore della I, con un valore massimo ovviamente della frequenza accumulata che se racchiude tutte le frequenze relative ovviamente arriva ad un massimo del 100%. Allora, vediamo un esempio. Allora, l'esempio che avevo preparato è questo. Allora, ho immaginato considerare un campione di 100 blocchetti metallici. Ritorneremo ovviamente sul concetto di campione e sul concetto di campionamento. Allora, abbiamo 100 blocchetti metallici che sono componenti di strumenti ottici per i quali si considera un determinato spessore espresso in millimetri. Si considera lo spessore perché appunto lo spessore è la caratteristica qualitativa di questi prodotti, che proprio perché sono componenti di strumenti di precisione devono avere appunto un determinato valore dello spessore. Allora, che cosa è stato fatto? Sono stati rilevati i valori dello spessore in corrispondenza ovviamente di istanti diversi e sono stati rilevati quindi quanti valori? 100 valori che sono stati riportati in questa tabella. Stiamo cercando adesso di rappresentare graficamente questi dati per cercare di, come abbiamo detto prima, di farli parlare. 100 dati, ovviamente dobbiamo vedere ovviamente innanzitutto come poterli rappresentare. Allora, sono stati raggruppati in questo caso in 10 gruppi, quindi in gruppi da 10 dati. Gruppi ovviamente sono stati riportati in questo modo, quindi la prima riga rappresenta il primo gruppo di 10 dati e così via i successivi. Che cosa è stato fatto? Allora, innanzitutto per poter tracciare il mio istogramma, quindi qua riportiamo la X
e qui la F x. Allora, devo dire, innanzitutto devo poter dire qual è il mio insieme di definizioni, giusto? Quindi qual è il valore minimo e il valore massimo entro cui ovviamente varieranno questi 100 valori dello spessore. Allora, che cosa bisognerebbe fare? Di questi 100 valori bisogna cercare ovviamente il valore minimo e il valore massimo. E questi mi dicono già, questi due valori, ok, il valore più piccolo è questo, il valore più grande è questo, all'interno di questo intervallo cadranno tutti gli altri e 98 valori. Che come si fa solitamente? Allora, in questo caso è stata seguita questa strada, dunque sono stati trovati il minimo e il massimo di ciascuna riga costituita da 10 valori, quindi valore massimo e valore minimo per questa riga 3,56 e 3,42, dopodiché lo stesso per la riga successiva 3,56 e 3,38, 3,50 e 3,37. Fatto questo, e quindi una volta ottenuti 10 valori massimi e 10 valori minimi, è stato ovviamente trovato il massimo dei massimi e il minimo dei minimi. Questo caso quindi significa che in questa colonna degli x con l vado a ricercare il valore massimo, in questa colonna degli x con s il valore minimo, ottenendo questi due valori che sono 3,68 e 3,30. Che cosa significa? Che questo, quindi x con l è 3,68 ed è il valore massimo, e questo invece è l'x con s uguale a 3,30, che invece è il valore minimo. Dopodiché, che cosa bisogna fare? Allora, innanzitutto numero dei dati, quindi dicevo, si divide il gruppo quindi di dati in sottogruppi. Per ciascuno di questi sottogruppi, quindi, come abbiamo già detto e fatto, ricerchiamo, se volete, il valore minimo e il valore massimo, ma questo serve più che altro per cercare di evitare di commettere errori. Se volete, potete anche evitare la ricerca dei massimi e dei minimi, e quindi poi del massimo dei massimi e del minimo dei minimi, e cercare direttamente il minimo e il massimo dalla tabella di 100 dati. Si ricerca quindi il valore massimo e il valore minimo. A che cosa ci servono questi due valori? Questi due valori ci servono in pratica a determinare quella che è la dispersione, l'escursione ovviamente dei dati, la dispersione dei dati, che ovviamente mi è dato dalla differenza tra il valore massimo dei massimi e minimo dei minimi, cioè 3,68 meno 3,30, cioè 0,30. Quindi posso determinare l'escursione, che questo 0,38 che cos'è? Rappresenta questo intervallino. A questo punto devo poter dire quante sono il numero di classi in cui posso dividere il mio intervallino, quindi quanti sono i rettangolini che dovrò andare a considerare. Allora, a questo riguardo ovviamente innanzitutto sapete meglio di me che non è una scelta arbitraria, non è che posso decidere a occhio, ne considero 3, ne considero 5, ne considero 20 o ne considero 30. Ci sono delle regole ben precise. Le vie da poter seguire, diciamo che sono 3. La via più semplice, quella che diciamo la immediata, è questa. Considerando il numero dei dati, quindi NT, quindi considero questo il numero dei dati, il numero di classi che posso andare a considerare è dato dalla radice quadrata del numero dei dati. Quindi, detto NT, il numero dei dati,
quindi il valore di k, l'ho indicato così, del numero di classi, è la radice quadrata di n con t. Questo è, come dire, la prima regola. Cioè, che cosa significa? Che se ho, nel nostro caso, 100 dati, quindi in questo caso k è uguale alla radice di 100, significa che nel mio caso avrò 10 classi, d'accordo? 100 dati, 10 classi. A questo numero ci posso arrivare anche in altro modo. In particolare ci posso arrivare, scusatemi, attraverso una relazione di questo tipo che si legge in letteratura, certamente meno utilizzata e meno frequente, e anche più difficile da ricordare, cioè 1 più 3 e 332 logaritmo in base 10 di n, dove n ancora una volta è il numero dei dati, quindi il logaritmo in base 10 di 100. Diciamo che grosso modo ovviamente i valori sono quelli, così come grosso modo arriviamo agli stessi valori se considero una tabella. La tabella che posso utilizzare è una tabella di questo tipo, dove appunto vedete che in funzione del numero dei dati di cui dispongo, leggo in corrispondenza il numero di classi. Come vedete, il numero di classi non è individuato in maniera univoca. In particolare nel nostro caso sono 100 dati, quindi diciamo che posso considerare un numero di classi, visto che 100 è proprio al confine, 50-100, sono il numero di classi variabili tra 6 e 10. E lo vedremo perché in effetti nel ragionamento che porteremo avanti, ovviamente il numero di classi può variare, grosso modo il listogramma non subisce grossi cambiamenti, grosse variazioni. Da un punto di vista qualitativo l'andamento è lo stesso e l'interpretazione conseguente risulterà essere ancora una volta la stessa. Detto questo, quindi una volta che ho saputo il numero delle classi, in questo caso 10, che cosa posso fare? Evidentemente, se conosco l'ampiezza e conosco il numero delle classi, se conosco la dispersione e il numero delle classi, posso calcolarmi l'ampiezza di ciascuna classe. In che modo? Andando a dividere quella che è la dispersione, il valore di R, per il numero delle classi. Quindi l'ampiezza, che avevo indicato con H, la posso indicare come rapporto tra R, che è tutto il segmentino, l'ampiezza è il mio insieme di definizione, su K, numero di classi, ovvero 0,38 diviso 10, che mi darà 0,038. Questo 0,038, quindi, che cosa significa? Che io qui ci avrò 10 classi e l'ampiezza di ciascuna di queste classi è 0,038. Per comodità, ma solo per comodità, si arrotonda ovviamente questo valore, e ovviamente a che cosa mi conviene arrotondarlo? Per comodità posso pensare di arrotondarlo a 0,05 in questo caso. Ovviamente, avendo un'ampiezza maggiore, conseguentemente il numero delle classi si riduce. Cioè, è chiaro che da questa relazione che ho indicato qui, HR su K, posso ovviamente ricavarmi il numero di classi K facendo R su H. Quindi se io faccio 0,38 diviso 0,05, ottengo di conseguenza, quindi da qua, che il numero di classi K è in questo caso
si è ridotto ad 8. Perché? Perché ovviamente ho aumentato l'ampiezza delle classi. L'ho aumentata perché? Perché quello 0 e 0,38, come capiremo tra poco, ovviamente non mi risultava comodo portarmelo dietro, perché significava ovviamente aggiungere una quantità scomoda, 0 e 0,38, dove c'erano decimi, centesimi e millesimi. Invece in questo caso aggiungere ovviamente 0,05 risulta molto più semplice ovviamente nei calcoli. Questo, come vi ho detto, però mi ha portato a ridurre il numero delle classi che da 10 si sono ridotte a 8. Allora, a questo punto che cosa devo fare? Vi dico ancora qualche cosa e poi vi faccio fare il break. Allora, devo definire i limiti delle classi. I limiti delle classi, ovviamente, come li definisco? Partendo dal valore più basso e andando a sommare che cosa? Ovviamente l'ampiezza della classe. Quindi significa in questo caso che il valore di partenza, quello più piccolo, è 3,30, ci devo sommare l'ampiezza della classe 0,05 per conoscere l'estremo superiore, il limite superiore di quella prima classe. A questo punto poi sommerò ancora 0,05 e conoscerò il limite superiore della seconda classe e così via. Cioè, mi spiego, se a questo 3,30 ci sommiamo 0,05 otteniamo ovviamente questo primo valore 3,35. La prima classe avrà quindi come limite inferiore 3,30, come limite superiore 3,35. 3,35 rappresenta il limite superiore della prima, ma il limite inferiore della seconda. Ci sommo 3,35, arriviamo a 3,40. D'accordo? Questo 3,40 è il limite superiore della seconda, ma il limite inferiore della terza. Ci sommo 0,05, arrivo a 3,45. E così via. In sostanza, quindi, come dicevo, 3,30 più 0,05, 3,35, 3,40 e così via. A questo punto che cosa faccio? Prendo logicamente quella che è la mia tabella dove c'erano riportati 100 dati e vado a spulciare un dato alla volta e vado a vedere il primo valore, ad esempio. Allora, il primo valore, ad esempio 3,56, proviamo a vedere un valore che logicamente cade in questi intervalli. Ad esempio, 3,46, se questo è 3,45, questa qua di dopo è 3,50, allora 3,46 ovviamente cade all'interno di questa classe, quindi c'è una prima frequenza. 3,48 ancora cade all'interno di questa classe. E così via, ci sta 3,44 ancora in questa classe, ovviamente ho preso proprio una di quelle classi che si sta avvicinando alla classe centrale, quindi è chiaro che i valori che sto andando a prendere lì si trovano distribuiti, come ovviamente immaginerete, siccome devo avere un istogramma con un valore di tendenza centrale caratterizzato da una frequenza più alta e poi valori decrescenti, sto pigliando nella parte alta proprio tutti quelli che sono valori che cadono in queste prime classi. Il problema, ovviamente, come avrete visto, scusate, di quando mi ero fermato un attimo su alcuni valori, 3,56 o 3,50, no? Che coincide proprio con un valore limite per la classe. Che cosa succede quando il valore coincide con uno dei limiti di una classe? È chiaro che devo stabilire una regola, cioè stabilire se il valore coincide con uno dei limiti della classe, a chi lo faccio appartenere? Alla classe o alla classe successiva? Intendo dire, il 3,35, diciamo che questa classe è la classe 1 e questa invece è la classe 2. D'accordo?
Allora, se mi capita un 3,35, io a chi lo imputo? A questa classe 1 o a questa classe 2? Allora è chiaro che se io dico, in questo caso il limite superiore non appartiene alla classe ma alla classe successiva, ovvero il limite inferiore appartiene alla classe ma il limite superiore no, perché questo 3,35 è anche il limite inferiore della classe 2, capite bene che così facendo, spostandomi, questo 3,30 appartiene certamente alla classe 1, ma l'ultimo valore che ovviamente vado e andrò a considerare sommando a questo 3,30 l'ampiezza 0,05, 0,05, 0,05, arriverò ad un ultimo valore, e ovviamente se l'ultimo valore coinciderà con quell'ultimo valore limite superiore della classe, questo valore ovviamente lo devo includere nella classe successiva. Vi trovate? E quindi significa che io avrò aggiungerò un'altra classe, e che l'ultima classe sarà costituita da un solo valore, almeno da un solo valore, potrebbe essere un non solo valore. Questo modo di procedere può essere, e questa soluzione che appunto vi avevo detto, può essere un modo logicamente di approcciare al problema. Sinceramente io vi consiglio di non complicarvi troppo la vita. Io vi faccio fare break adesso e vi dico un'altra soluzione, praticamente un'altra via che viene seguita quando appunto si vuole affrontare un problema di questo tipo e si vuole cercare logicamente di fare in modo che si parta da un valore che non coincida con uno dei limiti della classe ma sia un valore centrale. Quindi è un modo, a mio avviso, di complicarsi la vita. Ok, vabbè, facciamo un po' di break.